Presidente. Io prendo atto di questa richiesta di ritorno in commissione. Non era stato esposto nella relazione il dato che in commissione avevo votato contro la richiesta di archiviazione. E spiegherò i motivi per i quali, convinto della correttezza di quella scelta, esprimerò anche il mio parere contrario al ritorno in commissione. Abbiamo già tutti gli elementi per respingere la richiesta di archiviazione e arrivare in commissione con una votazione del plenum che sancisca quello che ha anche detto il consigliere Cascini, anche se poi ha aderito alla richiesta di ritorno in commissione, cioè che abbiamo tutti gli elementi per ritenere che domani mattina, per dire al più presto, questi colleghi devono essere trasferiti da Catanzaro. La proposta di delibera iniziale, ma anche l'esposizione che oggi è stata fatta dal relatore, non tiene in debito conto alcuni dati di fatto non contestabili. E per questo errore di omissione prospetta, ai fini della valutazione del quantum, dell'appannamento dell'immagine di imparzialità e indipendenza di quei magistrati, una conclusione minimalista e fuorviante. Non si tiene conto in particolare di alcuni elementi di contesto che caratterizzano questa vicenda e che impongono il trasferimento dei due colleghi in uffici diversi da quelli del distretto di Catanzaro. Dobbiamo adeguatamente valorizzare alcuni concetti e scuserete se parto da un primo concetto che vi potrà sembrare generico, ma secondo me è importante. La peculiarità dell'attività dell''ndrangheta nel catanzarese. Quanto è emerso in vari processi circa rapporti stretti tra le 'ndrine del luogo e la massoneria, circa la possibilità che uno stesso soggetto appartenga ad entrambe le associazioni, come regola per moltiplicare il potere di influenza sulla politica, sulla pubblica amministrazione, sugli apparati giudiziari, anche per condizionare l'esito dei processi. Il secondo dato di fatto è legato alle dimensioni e all'importanza del processo Rinascita Scotto, nel quale l'avvocato Pittelli è imputato. È considerato anche a livello mediatico, come il primo maxi processo paragonabile al primo maxi processo degli anni Ottanta a Palermo. Ancora non si tiene completamente conto del dato molto particolare e molto peculiare, che pure è sinteticamente riportato nella proposta di delibera, sul fatto che un magistrato, il dottor Petrini, aveva reso dichiarazioni sia autoaccusatorie che eteroaccusatorie in ordine all'esistenza di un radicato sistema corruttivo in cui sarebbero stati coinvolti appartenenti alla magistratura calabrese, avvocati e professionisti, cementato da una comune appartenenza massonica. Sostanzialmente, veramente, almeno a mio ricordo, il primo, tra virgolette, collaboratore di giustizia o pseudotale tra i magistrati che parli di cose così importanti. Poco importa qui, a questo fine, se poi è intervenuta la ritrattazione. Noi non dobbiamo indagare sui perché o sulla genuinità della ritrattazione che casomai rileva in sede penale. Ma quel dato di fatto lo dobbiamo tenere presente perché non stiamo parlando di una situazione, tra virgolette, normale. Stiamo parlando di una situazione che riguarda l'avvocato Pittelli, che anche mediaticamente è l'imputato principale, e comunque un imputato attorno alla cui posizione ruotano tante altre posizioni, del maxi processo in corso a Catanzaro. Stiamo parlando di due colleghi, il dottor Perri e il dottor Scuteri, che come riportato alle pagine 4 e 5 della delibera originaria, avevano svolto fino a quel momento, in quel momento svolgevano le funzioni di GIP, funzioni al Tribunale del Riesame e alle misure di prevenzione, cioè proprio
il cuore, riesame, prevenzione, GIP, della attività giudiziaria da parte dei giudici di valutazione del contrasto più immediato alla criminalità organizzata. Non si tiene conto adeguatamente del fatto che al momento della frequentazione, al momento già dell'accettazione dell'invito, l'avvocato Pittelli non era uno sconosciuto alle cronache. Già c'erano le prime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ma ancora più significativo è un altro dato. Pittelli era uno dei principali indagati nell'inchiesta Poseidone, quella condotta all'epoca dal dottor De Magistris a Catanzaro, con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio e a violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete. Nel 2007 il pubblico ministero, dottor De Magistris, poi denunciò alla procura di Salerno l'avvocato Pittelli per il delitto di corruzione in atti giudiziari. Il tribunale di Salerno lo assolveva, ma la corte d'appello invece dichiarava il reato commesso ma estinto per prescrizione, il reato di abuso d'ufficio. Pittelli non era uno sconosciuto, e non era sconosciuto il fatto che anche da anni si indagava sul suo ruolo come cerniera tra le 'ndrine e la massoneria. Questo rappresentava a Catanzaro la figura di Pittelli quando i due accettavano il loro invito per una cena a casa per evitare di farsi vedere, lo dicono nelle telefonate, vedere in pubblico, una cena per soli uomini. E allora, analisi specifica del contenuto di quella conversazione. Quella conversazione, colleghi, è stata depositata agli atti del processo Rinascita Scott e conosciuta da centinaia e centinaia di imputati, da centinaia e centinaia di avvocati, da numerosissimi giornalisti, è conosciuta a livello di opinione pubblica catanzarese e nazionale. E allora questa conversazione, poi spiegherò perché non c'è nessun approfondimento istruttorio da fare, finalmente, dopo una richiesta specifica che abbiamo rivolto al procuratore di Catanzaro, ci è arrivata la trascrizione di polizia giudiziaria della ambientale. Beh, io non voglio leggere tutto. Per correttezza vi devo dire che i riferimenti alle vicende massoniche e alle vicende di logge massoniche segrete a Roma viene fatto, ma con gli altri partecipanti, di cui comunque i nostri colleghi conoscevano l'identità prima di accettare l'invito, viene fatto questo riferimento prima che arrivino i due colleghi. Ma quando arrivano i due colleghi, altro che discorsi generici come loro hanno tentato di farci credere nel corso della loro audizione. Io ho contato almeno 5 riferimenti a episodi specifici processuali, a vicende processuali o detentive, tutte collegate alla criminalità organizzata. C'è un... dopo che Pittelli accoglieva i due magistrati dicendo: ragazzi, voi siete fuori regola rispetto a tutti gli altri magistrati, non c'entrate niente con la magistratura. Ebbene, parlavano, quella trascrizione veramente andrebbe letta, di situazioni all'ufficio GIP in cui un perito aveva stabilito l'incompatibilità di un detenuto con lo stato di detenzione. Pittelli Giancarlo sostiene: lo devi mandare a casa, invece la procura ha risposto che deve aspettare prima la risposta del DAP. Altre critiche nei confronti dell'agire del Tribunale della Libertà, dove è arrivato l'abbaiati, così fonetico, il quale non ha inteso mandare agli arresti domiciliari il sindaco concorrente esterno di un paesino sperduto. Ancora, si fa riferimento, e ne salto qualcuna perché altrimenti sforerei i limiti del tempo consentito, si fa riferimento a un colloquio del Presidente, un dialogo del Presidente con la figlia, questo cornuto, questo, non ti dico il linguaggio, però di questo cosentino, che io difendo tra l'altro in un processo di favoreggiamento aggravato a Palmi, questo è sempre Pittelli che parla,
Mi è arrivata una raccomandazione strana, evidentemente questo è una banca per qualcuno di molto grosso, che quando sono andato l'ultima volta all'Aquila a trovare il signor Piromalli, parliamo dei vertici dell'organizzazione mafiosa, quindi Pittelli, anche ai giudici, racconta il suo colloquio con Piromalli. Piromalli mi ha detto: avvocato, vi raccomando a Cosentino. Cosentino, gli ho detto, pensavo fosse un coimputato, ho capito tutto. E ancora vari riferimenti alla situazione di Gioia Tauro, ad altri colloqui con mafiosi di Gioia Tauro e tutto questo. In questa situazione poi si fa riferimento ad un soggetto che si ipotizza e si spera che possa uscire prima della scadenza dei termini del 23 e quant'altro. In questa situazione i due non solo ascoltano, ma Scuteri, a proposito della difesa di tale Falcone, detto Muscio, usuraio di San Floro, ricorda, questo è il magistrato che parla, di averlo arrestato personalmente, di non aver potuto procedere con la confisca alla sua morte, né con la misura di prevenzione, perché all'epoca non era prevista. Un altro ricorda che i soldi li ha fatti perché fu uno degli organizzatori del sequestro di Cristina Mazzotti. Quindi non è che parlano soltanto perché ne parlano, ma non parlano male soltanto di alcuni magistrati, ma parlano di vicende processuali, tutte o penitenziarie, tutte legate comunque a imputati o detenuti, si capisce, per mafia, chi per concorso esterno, chi per associazione mafiosa, chi per favoreggiamento. E allora, ricordiamoci tutti quello che il plenum ha stabilito e ha deliberato a proposito della vicenda dell'incompatibilità di alcuni colleghi del distretto di Trento che avevano partecipato alla cena in una non so cos'era, in un agriturismo di un soggetto all'epoca incensurato e mai notoriamente indagato, una cena a base di capra. E ricordiamoci che noi in quella occasione, molto diversa, consentitemi, da questa, abbiamo detto che quei colleghi, abbiamo tratto anche e soprattutto da questa vicenda la convinzione che quei colleghi non potessero rimanere a Trento. E allora mi avvio alle conclusioni. Da un punto di vista dell'indagine penale è intervenuta l'archiviazione. Non abbiamo notizie sul fronte disciplinare, ma qua questi dati ci interessano veramente poco, perché il quadro della lesione delle immagini di imparzialità e indipendenza è devastante per quel territorio e si propone ben al di là dell'ufficio di appartenenza e ben al di là delle assegnazioni ad affari civili piuttosto che penali. Come se il semplice cambiamento delle funzioni all'interno dello stesso ufficio giudiziario potesse efficacemente sanare la perdita di credibilità e serenità. I due magistrati, probabilmente perché consapevoli di non poter continuare a fare quello che avevano sempre fatto, hanno chiesto di essere assegnati al civile, forse per evitare un giudizio di incompatibilità con l'ambiente giudiziario di Catanzaro, che è invece doveroso per ripristinare appieno almeno l'immagine di una magistratura, quella catanzarese, che nel suo complesso è chiamata a svolgere ora e nei prossimi anni un lavoro talmente importante e delicato da non poter sopportare una opacità di questo tipo. Perché mi oppongo al ritorno in commissione? Gli elementi per decidere li abbiamo tutti, li abbiamo proprio tutti. Sono state evidenziati due profili di possibile eventuale ulteriore istruttoria. Al primo dedico veramente poche battute, non perché lo voglia sottovalutare, ma perché ho già detto perché nulla conta il passaggio dalle funzioni penali alle funzioni civili e nulla, a maggior ragione, conta accertare se l'avvocato Pittelli o qualcuno del suo studio svolge anche il ruolo di civilista. Non è questo il problema di questa pratica di incompatibilità ambientale. E poi non riesco a capire
nemmeno il secondo profilo per l'istruttorio, per il ritorno in commissione, perché noi abbiamo già un colloquio di cui abbiamo finalmente la trascrizione, che è agli atti del processo, e quindi sapere o verificare se ci sono poi stati altri colloqui, ma credo che possa essere scontato che le procure di Catanzaro e di Salerno poi indirettamente ci avrebbero mandato anche quest'altro colloquio. Ma in ogni caso noi abbiamo già la trascrizione e delle telefonate con le quali si organizza l'incontro e del contenuto dell'incontro. Abbiamo tutti gli elementi per decidere oggi, quindi io mi oppongo al ritorno in commissione, che costituirebbe semplicemente un aggravio, senza che venga deciso oggi il merito della questione, che consisterebbe soltanto in un aggravio della procedura e in una involontaria perdita di tempo. Mi oppongo quindi al ritorno in commissione e non intervengo più, e nel caso in cui non dovesse tornare in commissione voterò contro la richiesta di archiviazione. La ringrazio. Parlare il consigliere Di Matteo, prego. Grazie Presidente. Sappiamo tutti quali sono le importantissime e delicatissime funzioni che svolge l'Avvocato Generale, chiamato a collaborare strettamente con il Procuratore Generale e ad organizzare servizi e settori dell'ufficio, tra questi quello concernente l'attività disciplinare. Non ho letto in nessuna delle tre proposte, né ho ascoltato negli interventi che le hanno rispettivamente illustrate, alcun riferimento ad un dato che secondo me dobbiamo tenere in considerazione. Il dato è quello relativo all'acquisizione da parte del Consiglio e anche della Quinta Commissione, tra gli atti inviatici dalla Procura di Perugia, di numerosissime, veramente centinaia di conversazioni in chat tra la dottoressa Casella e il dottor Palamara nel periodo intercorrente tra il giugno del 2017 e il 29 maggio del 2019. Il problema non è soltanto, non è certamente anzi quello del numero delle conversazioni, è casomai significativo, e spiegherò perché, il fatto che le conversazioni hanno riguardato sia un periodo in cui il dottor Palamara faceva parte del Consiglio Superiore della Magistratura, sia un periodo successivo. Perché dico che queste conversazioni non possono essere ignorate, devono essere valutate? Perché, senza volerle citare testualmente, hanno riguardato fatti, circostanze, procedure all'epoca in corso particolarmente rilevanti. Vanno dai ringraziamenti della dottoressa Casella al dottor Palamara per la nomina del dottor Salvato a Avvocato Generale. Vanno pochi giorni dopo, il 14 dicembre del 2018, al commento di una vittoria di tutti noi, così viene definita dalla dottoressa Casella e da Palamara, nel giorno in cui in commissione si determinò l'indicazione a maggioranza del dottor Fuzio come procuratore generale. Vanno ancora dalla vicenda di una nomina che interessava la dottoressa Maria Teresa Cameli, a delle richieste da parte della dottoressa Casella, degli orientamenti del dottor Palamara e di notizie relative alle procedure concorsuali per presidente sezione tribunale Rimini, Ancona, Macerata, Pesaro. Vanno ancora dalle richieste
relative alla procedura per la valutazione di professionalità della dottoressa Anna Liguori, passano ancora per una richiesta successiva alla sentenza del Consiglio di Stato sulla vicenda della nomina del procuratore aggiunto della Direzione Nazionale Antimafia, la vicenda che coinvolgeva i colleghi Romanelli e De Simone, una richiesta di prendere tempo, di perdere tempo, di non decidere subito, vengono connotate ancora, e siamo nel periodo ancora in cui il dottor Palamara faceva parte del CSM, dal commento in esito all'ennesimo buon esito, secondo la dottoressa Caselli, non mi ricordo di quale procedura concorsuale, la sottolineatura del dottor Palamara era: ormai siamo un sodalizio. La dottoressa Casella rispondeva: lo so bene. Anche dopo che il dottor Palamara cessò dalla sua funzione di membro togato del Consiglio Superiore della Magistratura, ci sono altre significative interlocuzioni che avvengono nel momento in cui doveva essere eletto il vicepresidente di questo CSM, che veniva individuato nelle aspettative della dottoressa Caselli nel professore Luciani, e vanno appunto anche a coincidere con i commenti poi negativi da parte della dottoressa Casella sulla avvenuta elezione invece dell'attuale vicepresidente. Ma ripeto, questo soltanto per dire quali sono alcuni degli argomenti. Allora, io sono convinto che il Consiglio, la Commissione in primo luogo, non può ignorare questi dati, ne dovrebbe tenere conto per valutare la loro rilevanza o irrilevanza ai fini della procedura concorsuale, ma sono elementi che devono essere valutati, che devono essere ponderati nel loro significato, che devono essere portati al plenum con una valutazione da parte della Commissione di rilevanza o di irrilevanza. Non si possono ignorare, non si può rischiare di agire noi come gli struzzi che mettono la testa sotto la sabbia rispetto a certi dati in possesso del Consiglio, dati di conoscenza del Consiglio. Quindi la conseguenza di questa mia considerazione è una sola: io chiedo che la pratica ritorni in Commissione, perché la Commissione più approfonditamente prenda in considerazione e valuti, arrivando poi alle conclusioni a cui vorrà arrivare o potrà arrivare, la rilevanza di queste conversazioni. Penso che il ritorno in Commissione garantirebbe un approfondimento necessario rispetto ad un dato che, ipso facto, non si prospetta sicuramente irrilevante, non si prospetta sicuramente neutro rispetto alla procedura concorsuale di cui ci stiamo occupando. Chiedo pertanto il ritorno in Commissione della pratica.